Ciao, allora visto che me l'avete chiesto, vi farò vedere come si utilizza un tester o multimetro digitale. Allora, prima vi faccio una panoramica sui miei tester. Questo è quello che utilizzo sempre. Questo è un tester economico che va molto bene, secondo me. Infatti ne ho presi due. Questo addirittura non lo uso da 10 anni e ancora la batteria carica. Questo non mi trovo. E questa è una schifezza, infatti finito il video lo butto via, va bene per giocare. Non compratelo questo, soldi buttati. Valex, fa solo immondizia. Andiamo con questi. Questo non mi trovo perché ha range automatico che secondo me non funziona tanto bene. Tra questi invece, questo, la differenza tra questi due è che questo ha range manuale. Cioè bisogna impostare il moltiplicatore, invece questo ce l'ha automatico. Allora andiamo con ordine. Prima cosa, i tester solitamente hanno 2, 4 oppure 3 connettori e in base a cosa andiamo a misurare bisogna collegare i puntalini. Normalmente, a meno che non andiamo a misurare delle correnti, i puntalini vanno messo il nero sul comune e il rosso volt. Diversamente, se dovessimo misurare una corrente, mettiamo sempre il comune qua e andiamo a mettere l'altro connettore sui 10 ampere anziché sul volt ohm di capacità. Allora vado in ordine con la spiegazione delle misurazioni. Qua possiamo misurare la tensione sia continua che alternata. In questo caso DC è continua. E con il tasto funzione la cambio in alternata. In questo tipo di tester invece questa parte è per la continua e mentre questa è per l'alternata. Ammettiamo che devo misurare se c'è tensione su questa prolunga. Posto su tensione, in questo caso alternata, quindi così, ecco 234 volt. Questo si autoregola la misura, quindi è più facile. Se invece utilizzo uno di questo qua economico, devo impostare su tensione alternata dove c'è il simboletto con l'onda. Ecco, in questo caso io ho impostato fino a 200 volt. Cosa succede? Mi dà infinito perché ci sono 234 volt. Se io vado a spostare fino a 500 volt, lui mi prende 235 volt, che è la tensione che c'è sulla spina. Ovviamente questo è più comodo. Se devo invece misurare una tensione continua, ad esempio 12 volt, glielo do con l'alimentatore. Qui ho i 12 volt. Ho alimentato 12 volt con l'alimentatore e qua è in corrente alternata AC, quindi mi dà un valore errato. Io devo spostarmi in corrente continua ed ecco che ho i 12 volt. Se vado a modificare la tensione sull'alimentatore, mi aumenta anche sul tester. Eccolo qua, così si vede meglio. Ho messo la tensione sull'alimentatore, collegato i puntalini del multimetro. Quando vado a modificare la tensione sull'alimentatore, vado a leggerla sul multimetro. Allora, in questo caso ho impostato il tester su tensione continua. Qua l'ho messo a 500, che è il massimo della scala, mi dai 14 volt. Ho volutamente invertito il rosso con il nero. Infatti mi dà segno negativo. Questo serve se vogliamo individuare qual è il più e il meno nei cavi. In questo caso, vabbè, sono colorati del colore giusto. Sempre per il discorso del range, se io metto su 20 volt, adesso qua ne ho 13,9, quindi mi sta nel range, ma se io vado ad aumentare e supero i 20 volt, 21, mi va infinito, quindi devo andare a spostare sul range superiore. Vado a spostare su, sì, almeno si vede che, vabbè, costa poco questo. Vado a spostare sul range superiore e posso continuare a leggere. Ovviamente il range più basso è più preciso, nel senso che ha due valori dopo la virgola. Se lo metto qua perdo un valore decimale e qua ne perdo due. Alcune cose che posso andare a misurare in corrente continua sono ad esempio le batterie. Ecco qua. 1,6 volt, quindi questa è carica. Ovviamente avevo i puntalini storti, quindi mi dava meno. I puntalini dritti è 1,6. Vi faccio vedere qui è corretto. Così
almeno. Posso misurare la continuità, la capacità, i diodi e la resistenza cambiandoli con questo. Così sono capacità, resistenza, diodi e questa è la continuità. Su questo invece ho i diodi e la continuità sulla stessa parte, la resistenza su questi dal 20 al 200 mega ohm. Una verifica semplice della continuità è questa: se suona vuol dire che il circuito è chiuso e quindi c'è continuità sui cavi. Questo va bene per, io prendo questa prolunga ad esempio, se voglio sapere a quale cavo corrisponde ognuno dei tre, faccio semplicemente così, metto il puntale da una parte, so che questa è la terra, quindi se vado a provare sugli altri due puntali non ho continuità, quando vado a toccare la terra suona e quindi so che c'è continuità. Rifacciamo. Se devo per esempio misurare la continuità, allora metto un puntale sulla terra, se vado a misurare sugli altri due so che non c'è continuità e quindi non sono collegati, quando vado a misurare sulla terra suona e non suoni, non suona perché la terra è scollegata. Scommettiamo. Qua avevo fatto sicuramente uno dei miei esperimenti, ecco, così abbiamo riparato anche la prolunga, non avrei neanche a farlo apposta. In questo caso abbiamo visto che c'era il guasto, in realtà qua l'avevo scollegata per riparare qualcosa e poi se il cavo fosse stato rotto si poteva fare la stessa prova. Ok, quindi terra, abbiamo la continuità sul cavo, così impostato su resistenza, così misuro la mia resistenza, diciamo tra virgolette 6 mega ohm. Invece se voglio misurare il valore di una resistenza faccio così, 12 kilo ohm. Bisogna stare attenti a non toccare con tutte e due le dita la resistenza, altrimenti il valore viene sballato. Per misurarla correttamente si può toccare con un dito e con l'altra non toccarla, oppure meglio di tutti fare così. Ovviamente qua è di plastica isolato. Ok, un altro errore è quello di misurare le resistenze direttamente sui circuiti, perché potrebbero esserci due resistenze in parallelo oppure degli altri componenti che variano la misura, quindi bisogna dissaldare almeno un lato e poi andare a fare la misura. Prova diodi, stesso discorso delle resistenze, cioè si possono provare direttamente sul circuito, però non è corretto. In questo caso vedo che da questa parte il diodo conduce, se inverto i puntali sono a zero, non conduce e quindi questo funziona. Vado a provare questi, inverto i puntali. Qua è il problema che vi dicevo, per andare a verificare se effettivamente questo è a posto lo devo dissaldare. Ok, ho dissaldato il diodo, 0, da questa parte conduce e da questa parte non conduce, quindi è a posto, cosa che cioè attaccato alla piastra non era possibile misurare, quindi adesso lo rimettiamo dove era. Collegato al circuito ho continuità sia da questa parte che da questa parte, quindi la misura non è corretta. Stessa cosa per la capacità, i condensatori vanno misurati da smontati. Eccolo qua, 680 microfarad, questi hanno un 10% di solito di tolleranza, 6,30. Per misurare i condensatori ovviamente bisogna, allora questa striscia indica il piolino con il meno, il negativo, quindi dobbiamo prendere il puntale del tester nero negativo e metterlo sul negativo del condensatore e positivo ovviamente sul positivo del condensatore. Poi magari se collego questi, questo ci mette un po', cioè non è immediata la lettura come le altre, ci mette un pochi di secondi prima di dare il valore. Ammettiamo invece di volere misurare una corrente,
Io voglio sapere quanto assorbe il mio bel Arduino col suo monitor. Ok, la misura in corrente invece nel posto qua. Lascio il comune sul comune e vado a spostare il rosso qua. Per misurare non ando più a mettere un puntale da una parte e uno dall'altra come quando si misura in tensione. Devo mettere in serie il multimetro. Quindi come esattamente? Il meno lo collego direttamente al circuito. Il positivo entro nel tester e riesco dall'altro puntale in modo tale, si vede, che la corrente faccia questo giro qua, segue il filo nero, esce dal filo rosso e va a alimentare la scheda. Quindi io accendo, si accende la scheda e qua ho la misura in corrente. Vi faccio vedere che corrisponde. 0,75 e 0,07 mi dà l'alimentatore. Andando a misurare la corrente abbiamo una protezione, c'è un fusibile da 10 A, quindi se andiamo a misurare correnti superiori a 10 A salta il fusibile e protegge l'elettronica del tester. Quindi ammettiamo che abbiamo sbagliato a fare la misura, cioè che abbiamo misurato qualcosa con più di 10 A e si è saltato il fusibile. Apriamo il tester, ecco, in questo caso ne ho due e si vanno a cambiare questi due fusibili qua. 10 A va sostituito ovviamente con un uguale. Poi altre cose da sapere, vabbè, questo può misurare la temperatura, HFE, che sul complicato, e con il tasto hold posso memorizzarmi il valore e se tengo premuto ho l'illuminazione del display. Su questo economico ho i due tasti separati, un po' così. Eccoci qua, pettiniamoci prima di andare in diretta. Allora, per tutti quelli che sono arrivati fino alla fine del video, sei in due penso, come promesso adesso metterò in palio questa televisione e nel prossimo video darò le regole del concorso. Ciao e grazie, anche perché adesso raggiungiamo 2000 iscritti. Yeah! Dunque, so di non essere molto bravo a spiegare, ma se non avete capito qualcosa scrivetemelo nei commenti e ve lo provo a spiegare meglio. Ciao! Piccolo extra, riparare il tester con il tester. Allora, questo qui non si accendeva, ok, quindi metto il tester in prova della continuità e vado a verificare che questo fusibile non funziona, saltato, questo invece funziona. 10 A 600 volt che non ce l'avrò, vabbè, speciale fallito.